bando ricerca per la ripartenza. L'obiettivo è sostenere la fase conclusiva e applicativa di progetti volti a raggiungere risultati concreti di breve periodo che possano supportare il contrasto dell'emergenza. Sono stati accolti 4 progetti da Fondazione Caritro e un progetto da Fondazione URT, per un totale deliberato di quasi 200.000 euro. Lo scopo del progetto è quello di valutare l'efficacia di un training cognitivo svolto online sul benessere cognitivo e sociale nelle persone anziane. Fondazione Caritro è stata decisiva nel permetterci di realizzare questa idea, nata dall'esigenza di contrastare i possibili effetti negativi di misure quali l'isolamento sociale e il distanziamento sociale in una fascia di popolazione particolarmente fragile come quella anziana. Il progetto riguarda lo studio del concetto di sé degli studenti e l'intento è quello di rafforzarlo in questa fase di particolare crisi, rafforzarlo attraverso formazione degli insegnanti che riverseranno le nuove competenze acquisite sugli studenti durante le ore di lezione. L'intervento, il finanziamento di Caritro su questo progetto è stato fondamentale per noi perché ci ha permesso di riprendere alcuni temi che avevamo già trattato in altre situazioni e ci ha permesso di creare una sinergia molto importante sul territorio tra sistema scuola, università e provincia autonoma nell'ufficio appunto istruzione e cultura. Lo scopo fondamentale del progetto è quello di riuscire a colmare quella grossa difficoltà che è stata evidenziata con gli alunni con bisogni educativi speciali durante il lockdown dei mesi scorsi, in quanto con loro è sicuramente molto più difficile portare avanti dei progetti didattici a distanza. Ovviamente nella realizzazione di questo progetto la Fondazione Caritro è stata indispensabile e fondamentale sia perché ci supporta materialmente nella realizzazione del progetto, sia perché ci permette di fare rete con gli altri cooperative, gli altri enti che hanno vinto il progetto, con cui è possibile, e già stiamo in parte lavorando, per sviluppare assieme i programmi e le attività specifiche che rivolgiamo sul territorio.